Salve! Oggi vi racconterò i segreti per quanto riguarda l'attrezzatura che uso io per fare video. Come ho raggiunto 1 milione di iscritti per poi appendere così il quadro. Ecco, mi spiace dirvelo subito, ma non c'è nessun segreto, non lo so neanch'io. Non mi sono mai reputato e non mi reputo tuttora un esperto di video, né di videocamere. Quello che voglio fare oggi però è raccontarvi la mia esperienza, l'evoluzione, che fotocamere uso, che fotocamera ho usato, sperando in qualche modo di essere utile. Tra l'altro, sto registrando questo video con una nuova fotocamera che è appena uscita, in questo momento la sto provando in anteprima mondiale, ma ve ne parlo più avanti. E facciamo un piccolo passo indietro. Vi ricordate la mia vecchia postazione? La mia cameretta. Troppi ricordi. Qua, da qualche parte in tutto questo... eccola qua. Dadan! Lei è stata la mia primissima macchina fotografica, che a vederla adesso sembra un oggetto super mega arcaico. Dopodiché, lui, il mio mitico iPhone 3GS. Cavolo, tenerlo in mano adesso fa ancora più impressione. Giusto per darvi l'idea delle dimensioni. Da qualche parte dovrei anche avere... Dov'è? Eccola qua. Questa è la mia mitica RX100, o quello che ne rimane, insomma. Questa era la RX100 Mark IV e l'ho completamente distrutta quando ho fatto il giro del Lago Maggiore in bicicletta. Aggiornamento, sto registrando col telefono perché è successo un patatrac, non si accende, non si spegne più, non benissimo. Mi è proprio caduta dalla bici, si era già bella distrutta, poi ho provato ad aprirla, smontarla e cercare di ripararla. Alla fine non c'è stato niente da fare, è diventato semplicemente un apriamo la fotocamera e vediamo cosa c'è dentro. Peraltro interessante perché questo è il dentro dell'obiettivo e questo è il sensore della macchina fotografica. E in realtà dovrebbe essere lo stesso identico sensore della macchina che sto utilizzando adesso. Quindi se adesso voi potete vedere me tramite queste immagini è perché una roba identica a questo pannellino qui fondamentalmente sta captando la luce e trasformandola in video. Sarebbe interessante fare un video su come esattamente funziona una videocamera. Questa però non funzionerà mai più nella vita, purtroppo. È tempo di tornare a Milano. Peraltro qua dietro di me c'è un grossissimo spoiler, ma non vi posso fare vedere niente. Quanto mi mancava avere una fotocamera piccola che posso incastrare ovunque. Oh, ok, l'ho sterrato anche no. Allora, occhio. Ricapitolando, lei è stata la mia primissima fotocamera. Super economica, super base, ma per iniziare e fare i primi esperimenti quando ero piccolo, è andata più che bene. Poi... lei, che ho venduto, Canon EOS M3, è stata la mia prima vera fotocamera, diciamo professionale, che ho comprato con i primissimi soldi di YouTube e che poi appunto ho venduto per comprare la mitica RX100, che abbiamo appunto visto completamente devastata. Diciamo che lei è un po' il simbolo della mia rinascita, perché quando ho smesso di fare video di videogiochi, con appunto parte dei soldi che avevo recuperato vendendo quell'altra, l'ho comprata. Inizialmente volevo fare video di viaggio, infatti me la sono portata dietro a New York. Insomma, senza di lei probabilmente non sarei qui. Mi sono trovato di un bene con questa macchina che non avete idea. Poi sono passato a lei, la Canon EOS M50, che ho comprato semplicemente perché era bianca e mi piaceva l'idea di avere una fotocamera un po' diversa, bianca, e anche perché è stata comunque una fotocamera molto interessante, con lo schermino appunto che si gira, tutto quanto, il microfono che si poteva mettere. Insomma, anche lei mi ha regalato tantissime soddisfazioni. E poi l'ho distrutta, cioè in realtà funzionerebbe anche, però non va più il touchscreen e non si riesce più a fare niente. Quindi sono passato a lei, la mia fotocamera attuale. Questa è la Sony A6600. In realtà prima di lei sono passato alla 6400, ma siccome sono molto molto simili, insomma, consideriamole un'unica fotocamera. Ah, nel mentre ho provato anche lei, l'ultima volta che sono stato in America, la Nikon Z50. Unica nel suo genere perché ha lo schermino che si gira verso il basso. E quindi... queste sono state tutte le mie fotocamere, che non sono neanche troppe, però non sto contando Action Cam, GoPro, Osmo Pocket, Osmo Action, Osmo Wash, più tutti i telefoni che ho usato per fare tantissimi video, ma questa è un'altra storia. Ovviamente però manca lei, la fotocamera che sto usando per questo video, che potrebbe diventare la mia futura fotocamera, almeno per alcune cose. Questa è la sua scatola. Ho avuto, grazie a Sony che me l'ha mandata, l'opportunità di provarla in anteprima, ma vi lascio allo Yaki del passato per... l'unboxing, che è l'unica parte di questo video non registrata con lei. È arrivato questo pacchettino di questo prodotto che non è ancora sul mercato.
e proprio sulla confezione c'è scritto made for vlogging, quindi quello che faccio io potrebbe essere molto interessante. Nella fattispecie parliamo di questa Sony ZV-1. Eccola qua. Wow, per intenderci è sullo stile della RX100 con finalmente lo schermino che si gira lateralmente. Dovrebbe avere tutta una serie di funzionalità progettate appunto per chi come me spesso fa video in giro in posti strani. Peraltro c'è anche questo, tutto questo qua sopra è un microfono e questo dovrebbe fare da antivento, ok? Non vedo l'ora di provarla. Ora sono appunto un po' di giorni che sto testando lei, la sto usando per fare questo video, ma sapete qual è la verità? Che né lei né nessuna di queste fotocamere è stata mai realmente la fotocamera perfetta, almeno per me. Ogni fotocamera ha i suoi pro e i suoi contro. Prendiamo la Canon, ottima stabilizzazione, ma poi messa a fuoco un po' a me, qualità video non delle migliori, con poca luce con questo obiettivo praticamente inutilizzabile. Però ci ho fatto un sacco di video e una volta imparato a usarla è stata una buonissima fotocamera. Prendiamo la Sony, bella macchinona, un sacco di obiettivi Sony da attaccare, schermino che si gira ma si gira verso l'alto e quindi se uno vuole mettere un microfono esterno lo schermino non si vede più. Ma cosa ho fatto? Ho comprato questo adattatore che si va a avvitare qui, il microfono si mette qua e il gioco è fatto. Però è comunque molto ingombrante, in tasca di certo non mi ci sta, se devo andare in giro con questa cosa mi si vede. Non va benissimo per tutte le circostanze, no? Oltre al fatto che se voglio degli scatti un po' più dinamici devo appunto cambiare lente, prendere un'altra lente, mettere un'altra lente. E la stabilizzazione di questa macchina non è delle migliori, ma allora ho imparato ad avere la mano più ferma, ad appoggiarla più volte, a fare più volte riprese come questa. Prendiamo la RX100, che ha un grossissimo problema, a parte essere super mega fragile, non solo perché l'ho rotta, aveva un microfono che non era proprio il massimo. Oppure prendiamo iPhone, che sto utilizzando in questo momento per tenere in alto l'obiettivo, iPhone 11 Pro, tre fotocamere, qualità ottima, la grandangolare, la 2x, quell'altra, il microfono nel massimo con il vento impazzisce. Se mentre registro ho bisogno di usare il telefono, cosa faccio? Devo girare con due telefoni e con poca luce, poverino, non ce la fa. E poi arriviamo a lei. Sulla carta lei è quasi perfetta, ha lo schermino che si gira, ha il microfono molto buono che prende sia l'audio da davanti sia da dietro, con questo gatto morto che protegge anche dal vento, potenzialmente si può anche mettere un microfono esterno senza problemi, c'è questa lucina che dice quando stiamo registrando, che sembra una cavolata, ma vi posso garantire che un sacco di volte io ho registrato video senza registrare video e se hai una lucina che te lo dice magari ti accorgi. Tra l'altro finalmente Sony, porco cane, questa cosa degli specchi sta degenerando. Ah, il tasto di registrazione video? Qua, bello grosso, facile, grande come il mio indice. Finalmente qualcuno che mette un tasto così. Ci sarebbero infinite altre funzioni e cose da dire su questa macchina. Questa però non vuole essere una recensione, anzi se volete saperne di più vi consiglio di andare a vedere i video del mio amico Simone, cioè, e del mio amico Efrem, che vi lascio qua sotto in descrizione. Se volete semplicemente farvi un'idea, ecco qualche clip che ho fatto l'altro giorno andando a correre. Sto uscendo per fare la mia corsettina. 3, 2, 1, papà. Non nutro grande fiducia nella stabilizzazione di questa macchina. È incredibile come a un passo da Milano ci siano questi campi in cui regna questa tranquillità assurda. Ah, poi Sony mi ha mandato anche questo coso qua, che ho già provato, questo grip Bluetooth con dei pulsanti. Si connette super al volo alla fotocamera, posso controllare per esempio lo zoom, incredibile magia nera, e ovviamente si attacca sotto. In questo modo? È comodo, sì, ma diciamo che questa camera con questo grip perde un po' il concetto di portatilità. Ma non voglio aprire la parentesi su cavalletti, accessori. Di base io vi consiglio o un Gorillapod, ci sono varie misure, ma di questi qui che appunto si possono mettere come si vogliono, oppure il Manfrottino Pixie, che attualmente ho perso, sono un disastro. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione comunque, così poi vi fate un'idea. Quindi se siete arrivati fino a questo punto del video vuol dire che siete realmente interessati e se volete qualche consiglio pratico su che cosa comprare vi do tre opzioni semplicissime. Non ve ne frega niente di avere una videocamera, di doverci smanettare, fare troppo complicato. Volete una cosa che schiacciate e registrate e siete sicuri che venga bene? Pigliatevi un iPhone 11 Pro o anche normale. Se vi fa schifo iPhone andate su Samsung. Non vi piace usare il cellulare per i video?
video, volete quel qualcosina in più, magari appunto avere qualcosa che vi dia anche un minimo di effetto sfocato dietro e che col buio non sia un disastro, lei fa il caso vostro. Anche se su alcune cose non ci siamo, però non voglio entrare nei dettagli, non voglio annoiarvi, ma sono sicuro che per alcuni potrebbe essere un'ottima soluzione. Se invece volete fare gli spacconi e andare in giro con questo aggeggio a fare i video, io con la 6600 mi sto trovando da Dio. Utilizzo questo obiettivo che è grandangolarissimo, io sono innamorato del grandangolo ed è una delle cose che in una fotocamera del genere sento maggiormente la mancanza. Prendetevi assolutamente questa per spostare il microfono e vedervi, fermo restando che appunto quando voglio posso cambiarlo a seconda delle esigenze. Ecco, piccola nota, se volete risparmiare qualcosina andate sulla 6400, che senza entrare nel dettaglio non è che cambi così tanto per uno che deve fare video su YouTube. Detto questo, per quanto mi riguarda appunto, io la fotocamera perfetta per me non l'ho ancora trovata, l'ho sempre detto, ma è anche sbagliato dare troppa importanza a queste cose qui, perché se non avete niente di interessante da raccontare o non sapete intrattenere, o insomma se fate dei video brutti saranno comunque brutti anche se avete la migliore attrezzatura del mondo. Forse sono stato un po' troppo schietto, ma è la verità. Volete fare veramente dei video? Fateli con qualsiasi cosa che avete a disposizione. Questi sono solo degli strumenti, anzi il vero segreto è imparare a utilizzare quello che avete, o comunque imparare a sfruttare nel migliore dei modi gli strumenti che andrete a comprare. Ma come qualsiasi cosa, cioè gli strumenti sono importanti, sì, ma ricordate che voi siete la risorsa più potente che avete. E con questa frase fatta, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.